Buongiorno, allora siamo a qualche giorno dopo, non lo so, comunque siamo a giovedì, io sono venuta all'Iper della mia città perché devo fare un po' di spesina e ho detto tanto devo andare al lavoro per le 15, a casa ho pulito tutto, ho portato fuori Joy, devo solo preparare un po' di pranzo, ma nella mia dieta c'è il riso, la cantonese, quindi faccio prestissimo e ho detto dai vado così mi faccio un giro anche per i negozi, visto che ogni volta che ci vado c'è mio marito e... Potete sapere bene quanto io vada di corsa, come tutte le donne, quindi è meglio andare da sola o con delle amiche per girare un pochettino. Volevo andare a vedere un po' da Stradivarius. Comunque, stamattina ho indossato questa maglia che ho preso da Piazza Italia qualche settimana fa. Ho speso 5 euro, una sciocchezza. Guardate che carina, con i jeans, il mio blazer, e ho cercato di riprendere un po' il colore degli occhiali. Non ho voluto mettere proprio il rosso perché mi sembrava abbastanza pesante, trucco quasi inesistente se non un po' dello stick, il bronzer di Huda Beauty che amo tantissimo. Io me lo metto, lo stendo con il pennello e basta. Matita nera e rossettino. Dovrei passare anche dalla Kiko perché volevo prendere un gel per le sopracciglia, tipo un mascara, perché mi sono stancata di mettere sempre la matita. E niente, i capelli li ho lavati ieri sera, adesso li laverò penso sabato. Andremo verso il weekend lungo del 25, non vedo l'ora. Comunque adesso vado, quando sono le 9 e tre quarti e vi faccio vedere eventualmente se prendo qualcosa. Allora ragazze, sono uscita, fa caldissimo, non vedevo l'ora, non vedevo l'ora. Felicissima. Allora, non sono andata da Stradivarius, ho fatto un giro, mi sono provata due cose, ma non mi piacevano come stavano e le ho lasciate lì. E poi invece sono andata da Flair, lo sapete, il mio negozietto di fiducia, e ho preso due magliettine. E poi mi sono fermata da Kiko perché ho preso una cosina che vi faccio vedere dopo. Allora, adesso mi fermo all'Eurospin che lo trovo per la strada perché devo prendere il latte. Non avevo voglia sinceramente di infilarmi qui a fare la spesa. Vi avevo detto che dovevo prendere due cose perché c'era una fila e c'era solo una cassa. E allora ho detto, dai, mi fermo all'Eurospin, vedo che sono sempre abbastanza veloci e poi magari mi risparmio qualche cosina. I capelli oggi mi piacciono tantissimo, mi piacciono sempre di più. Come ho detto su Instagram, non farò le schiariture e tante parrucchiere, anche il mio, mi hanno detto brava, perché il fatto che tu usi in continuazione la piastra, il ferro, non va bene fare anche le schiariture. E poi vi dirò, ragazze, mi piacciono così, se vedete alla luce sono proprio... Io poi sono mora, sono nata mora, non mi sono mai fatta nulla nei capelli se non la ricrescita perché so già che non mi piaccio e preferisco stare al naturale, mi piaccio di più. Allora vado verso casa, dopo vi faccio vedere che cosa ho preso. Arrivata a casa, allora ho una fame perché non ho fatto neanche lo spuntino. Ma adesso mi sa, ragazzi, che mi preparo, visto che è da tanto che non mangio la pasta, perché comunque mi è stata data molto il riso e oggi avevo il riso alla cantonese, ma voglia di pasta, quindi mi faccio un bel piatto di pasta, ma non integrale, mi faccio pasta classica, perché per chi soffre di colon sa che l'integrale non va benissimo. Infatti io con questa dieta che mi ha dato la nutrizionista mi sto trovando benissimo, non ho più gonfiore alla pancia, non so se vi ricordavate che io vi dicevo sempre ho la pancia gonfia e in questi giorni ho anche il ciclo e vado benissimo, però ogni tanto proprio voglia di pasta. Vi faccio vedere prima di tutto il mio mini svuota la spesa. Ho preso le fragole perché le mie le ho terminate e oggi pomeriggio ho le fragole e che profumo, fanno benissimo, davvero fanno molto molto bene, quindi me le tengo qui così le lavo. Poi ho preso dei biscotti, questi qui Loro Saiva, i biscotti secchi che ogni tanto alterno quelli della misura senza latte e uova. Questi qui so che non avevo problemi. Poi il latte perché il mio l'ho terminato stamattina e andremo a fare la spesa sabato o domenica, vediamo lunedì, non lo so. E quindi ho preso questo qui, l'Alpro Avena senza zuccheri aggiunti e poi due pacchi di pasta. Uno che è questo qui della Crai, Sedanini che io adoro. E poi ho preso questi che sinceramente mi sembra di non averli mai presi dell'azienda Sgambaro. Le penne perché a me piacciono molto i sedanini e le penne come pasta e oggi voglio andare a farmi lei con un po' di
pesto, perché l'altro nutrizionista me lo dava e io l'amavo. Vi ricordavate che lunedì era giornata pesto, quindi è un mese che non lo mangio e ne mangio giusto un cucchiaino, non tantissimo, tanto non mi dicono nulla, la mia nutrizionista attuale non mi dice nulla. Vi faccio vedere, ragazze, che cosa ho preso da Flair, ma proprio due sciocchezze. Nel frattempo volevo farvi vedere com'è bella la mia maglia. Sono proprio molto easy, nel senso che niente, sono andata al bagno e l'ho lasciata così libera, ma solitamente la tengo all'interno ed è molto carina. E qui c'è il mio Joy, vero patatone? Vero patatone della mia vita, vero, vero. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso da Flair, così dopo devo mettere a posto la lavastoviglie. Che, no, non ho mandato la lavastoviglie, dico bugia. La lavatrice ne metto un'altra, tanto sono le 11:30. E poi mi metto avanti a cucinare qualcosa. Stasera ho la frittata con le zucchine. E anche se esco alle 18, però le zucchine già le metto su, così sono a posto. Allora, ho preso due magliettine da Flair e poi una cosa della nuova collezione da Kiko. Dunque, non ho speso tantissimo. La prima è questa qui. Sapete che quest'anno va molto il lilla, ma io già lo usavo, che puzza, gli anni scorsi, e ho trovato questa abiglina, vero amore? Non si mangia. Questa magliettina che c'era o in lilla o in azzurro, e io l'ho voluta prendere così. È una taglia unica, quindi è un po' grandina per me, ma va benissimo. Tanto io la metto o sotto i pantaloni bianchi o sotto i jeans. Va bene, anche sotto il nero, tranquillamente va. Guardate che bellina con queste maniche un po' flu flu, come dico io. E questa qui è una taglia unica, l'ho pagata 12,95, vabbè, 13 euro. E questa va in lavatrice. Poi ho preso questa che mi è piaciuta molto. C'era o così o color oro. E niente, l'ho voluta prendere così anche perché l'ho provata, stava bene con il rossetto e l'ho presa. È molto carina, è una maglia barchetta in lurex. E questa qui è sempre una taglia unica, l'ho pagata 9,95. Guardate com'è carina, anche questa me la immagino su tutto, pantaloni bianchi, jeans, pantaloni neri, è semplicissima così. Su io. Molto semplice. Sabrina, riesci? Sì, vedete? Fatta così in lurex, va giù dritta, semplice, semplice ed è sì. Sinceramente è molto carina da poter utilizzare anche una sera, perché comunque è un materiale, una stoffa che è molto elegante. Invece da Kiko, la nuova collezione, questo qui l'ho pagato, Kiko, l'ho pagato 12,99, ma ero molto curiosa. Io sapete l'amore che ho verso i bronzer, io ormai utilizzo solo questi e mi piaccio tantissimo solo con il bronzer e sfumato. Mi sarebbe piaciuto provare quello di Charlotte Tilbury, ma costa 50-60 euro, quindi anche no. E appena ho visto questo qui, niente, me ne sono innamorata e l'ho preso. C'era in due tonalità, la 01 e la 02. Io ho preso la 01 perché la 02 era davvero strong ed è questo qui, si apre così e ha la spugnetta proprio come quello di Charlotte Tilbury. Allora, ne faccio andare giù un po'. Così, adesso esplode, come si fa? Perché io ho sempre di questi problemi? Vedi le altre che sono così brave nel giro di qualche secondo? Ah, ecco, si gira, ragazzi, si gira. Ecco qua, mamma mia. Eccolo, questo qui è lo 01 che basta e avanza, vedete? Io lo metto proprio nel classico 3, quindi fronte, guancia e mento, e lo stendo con un classico pennello. Io utilizzo quello della Essence da fondotinta, ma lo stendo ed è perfetto, mi piace tantissimo. È ovvio che magari l'altro, secondo me, andrebbe bene quando io sono abbronzata. E adesso vedo questo come si comporta, eventualmente lo prendo l'altro per quando appunto sarò abbronzata. Allora, adesso io ragazze voglio salutare su Instagram perché oggi non l'ho ancora fatto e poi inizio a preparare la pasta, i miei 60 grammi di pasta e ognuno ha i suoi, io ce l'ho in base al mio
piano alimentare e niente, dopo stendo i miei panni e ci vediamo dopo. Ok, adesso stendo loro. Oggi è una giornata davvero bella. Ieri ho ripulito tutto il terrazzo e dovremmo aggiustarlo perché comunque avevamo in mente di metterci due o tre cosine, ma adesso con calma facciamo tutto. Qui c'è ancora la mia giacca da corsa di ieri. Ho spazzato stamattina, ma finché non arriva il giardiniere, ha detto che è strapieno di lavoro. Lì mi cadono sempre i fiorellini, diciamo i loro semini, e basta. Adesso io ho messo lì uno dei due stendini, perché sinceramente averli qui mi scoccia, quindi quello è lì e quello lì adesso lo tengo lì. Poi appena arriva il caldo uno dei due lo metto via, perché ne tengo solamente uno, anche perché inizieremo a prendere il sole, a mangiare fuori, arriveranno anche i nostri amici, parenti, e ho bisogno di spazio. Comunque adesso stendo loro e metto subito su un'altra lavatrice. Eccomi qua, allora ho messo su l'acqua per la pasta, poi, mio amore, qui un po' di olio e andrò a metterci un po' di cipolla e poi qui taglio la mia zucchina per stasera e naturalmente la metto qui. E qui invece vado a mettere i miei 60 grammi di pasta, anzi adesso li devo pesare così li metto subito giù perché è già mezzogiorno e 4 e abbiamo fame, così do da mangiare anche quel monello lì. Ho pranzato, ho mangiato la mia pasta che era da tanto che non la mangiavo, però ce l'ho, io ho il riso, il couscous, la quinoa, la pasta ce l'ho magari la domenica. Prendo il mio caffettino, che io prendo il cortado, lo sapete che adoro il cortado. Allora, non so se ve l'ho detto, ma boh, forse ne stavo parlando con Roby, che fa i video sempre Robertina qui di YouTube, anzi seguitela perché è dolcissima. Ieri poi abbiamo passato tutta la mattina al telefono, davvero ho trovato un'altra amica su YouTube, oltre Daisy, lo sapete, e parlavo con lei del fatto che non riusciamo a trovare ragazze. Volevamo già andare ad ordinare tutto, sia le piastrelle, i mobili e tutto quanto per quanto riguarda il bagno, ma non riusciamo a trovare, cioè c'è l'idraulico perché noi vorremmo farla la settimana che andiamo via e non riusciamo a trovare né il muratore né il posatore. Adesso l'idraulico si stava informando, ci mandava un messaggio, ma ho paura che non ce la facciamo, anche perché fra un mese, cioè siamo al 20 di aprile. E vediamo, mio marito ha detto non, sicuramente non vogliamo fare un lavoro così, giusto per farlo nel giro di poco tempo, ma vogliamo farlo per bene e se non riusciamo lo faremo magari verso fine anno, perché comunque dobbiamo andare via da casa e io non voglio né pesare i miei genitori né i miei suoceri e quindi eventualmente aspetteremo le prossime vacanze. Non abbiamo fretta, il bagno ce l'abbiamo. E a questo punto mio marito voleva anche fare la caldaia perché la nostra casa è del 2008, visto che c'è il bonus anche per la caldaia ne approfittavamo, però dobbiamo fare un tubo che passi e arrivi, cioè passi su lì dal cartongesso e arrivi alla cucina, perché lui, il suo sogno, forse ve l'ho detto, è cambiare il fuoco della cucina, mettere quel piano induzione americani con e la cappa sotto. Ripeto, è tutto così un po' campato in aria, ma il fatto della caldaia ne approfittiamo per passare dall'estate all'inverno è proprio un attimo, davvero, cioè, fa freddissimo, ma perché? Comunque ragazzi, adesso io vi saluto, altrimenti questo video è lunghissimo. Niente, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, davvero, spero di avervene tenuta tanta. Grazie ancora a tutti i commenti che mi lasciate sempre, carinissimi, sotto ogni video. Ad Agnese, a cui mando un bacio enorme, che ogni volta, Agnese, che leggo i tuoi messaggi, i tuoi commenti, io rimango così, basita, non so davvero cosa risponderti. Grazie per l'affetto che mi dai sempre, grazie. Spero, come ti scrivo ogni volta, un giorno di abbracciarti e di dirti grazie proprio guardandoti negli occhi. Niente ragazzi, io adesso mi avvio verso il lavoro e basta. Vi auguro una buona giornata, un buon tutto e se vi va, sempre e solo se vi va, la Sabri vi aspetta qui al prossimo video. Vi voglio tanto tanto bene. Ciao amiche mie.